Allora, buongiorno a tutti, benvenuti all'ultimo laboratorio dal basso sulla facilitazione dei processi partecipativi. Oggi abbiamo l'onore di avere qui una mia ex concittadina, quindi gioia e gaudio a sentire le CIE aspirate e Maremma impelagata. E, Lorenza, Quello io non lo No. dico, ne dico altre di Maremme, però quello Lorenza Soldani di Sociolab. Buongiorno. Buongiorno, salve. È buffa questa cosa che siamo noi Sulla qui e poi partecipazione. siamo dobbiamo fare le cose per bene. Ah, quindi questa era la presentazione. Complimenti, ti sei impegnata moltissimo. Ci ha studiato tutto ieri sera. Hai scritto il Che devo dire, discorso. che devo dire? Immagino che per gli altri formatori abbia fatto dei discorsi di mezz'ora, invece per me, amici, amici, amici. Ho visto dal programma che la prima ora è presentazione, che te la devo fare io, No, parlerai. vabbè, mi avevi detto c'erano 30 persone, anche io avevo preso un'ora per presentarti. Abbiamo visto la presentazione. Invece siamo 50 e quindi ce ne vorrà due. Mi sa che c'è un video, quindi diciamo che è anche abbastanza. Va bene, no, io appunto sono felicissima di essere qui perché i laboratori dal basso sono un'esperienza che seguiamo anche dalla Toscana, la Puglia effettivamente è molto avanti rispetto a tutte queste pratiche tematiche. Dai bollenti spiriti abbiamo preso tante ispirazioni. E, io appunto lavoro a Firenze, in Toscana, che è una regione anche quella molto avanti, in particolare sulla partecipazione a una legge che è una legge che è l'unica in Italia, che proprio riguarda l'attivazione dei finanziamenti di processi partecipativi. Non so se la conoscete. È una legge che prevede la possibilità a enti locali, cittadini, associazioni, enti scolastici, di chiedere alla regione proprio di finanziare percorsi partecipativi attraverso la presentazione di un progetto con una serie di criteri, però ha diciamo, la possibilità appunto di finanziare cash e quindi è una cosa molto interessante per chi anche vuole portare esperienze di partecipazione perché appunto chiedere a un ente di sperimentare qualcosa chiedendogli soldi di questi tempi è molto difficile, un ente locale, un comune. Per cui per noi che lavoriamo in questo settore è diciamo, un elemento di grande vantaggio e è anche appunto uno stimolo importantissimo per tutti quei comuni che in questi ultimi anni hanno avuto la possibilità di provare che cos'è la partecipazione con processi strutturati, meno strutturati, ma insomma, infatti in Toscana ci sono tantissimi percorsi partecipativi sui temi più diversi. Io mi presento, appunto, sono Lorenza, lavoro con Sociolab dal 2007. Il mio percorso di studi è stato, io ho fatto scienze della formazione, poi mi sono specializzata in tecniche di mediazione prima familiare, poi ho fatto un master di mediazione sociale e culturale e facendo un tirocinio, dovendo fare un tirocinio, abbiamo scovato questa piccola società che era praticamente associazione tipo la vostra, che all'epoca appunto aveva le tre ragazze che avevano iniziato questa esperienza e mi ci sono infilata e ho iniziato a collaborare con
su un progetto che loro stavano seguendo e poi niente, poi sono rimasta lì e sono adesso sono socia, la società ha fatto un percorso molto, molto articolato, molto anche difficile, perché abbiamo passato gli anni della crisi, i primi anni della crisi, dopo un primo momento di grande espansione dove sembrava che si diventasse una multinazionale e le socie si sono costituite in SRL, poi è arrivata la crisi e i nostri sogni si sono ridimensionati moltissimo. E alla fine siamo rimaste in sette e abbiamo fatto una cooperativa dove siamo tutte socie. E adesso diciamo lavoriamo sempre con appunto vi avevo portato una piccola presentazione di chi siamo, così vedete anche le altre facce, che mi sembra carino. Lo posso chiudere? Tutte donne. Ah sì. Siamo tutte donne, sì. Come si fa a mettere... Cosa? Mostra tutto. Visualizza pagina intera. No, però se dice presentazione... Ah, tu vuoi vedere tutto quello che... Presentazione non c'è. Visualizza presentazione, ok. Sono due modi per uscire. Ok, grazie. Questa è una piccola. Vi spostate in più qua, così sto davanti al computer. Ci si sposta un po' più. Ho detto Dio, si è spaccato il tavolo, invece erano due. Spostatevi tutti, forza! Forza, anche gli altri laggiù indietro, forza! Noi di là, vedi? Sì, anche perché insomma è uno dei punti critici. Allora, noi abbiamo... appunto, la nostra è, noi ci chiamiamo, quando, per la definizione è sempre molto critica, abbiamo scritto più volte la pagina Chi siamo del nostro sito e tutte le volte facendo... Capiamo profondamente. Penso che sia un problema comune per chi fa i lavori che non si capiscono. Cosa sì, fai ma te? Che vuoi dire? Ma esattamente di cosa ti occupi? Su LinkedIn uno mi ha scritto, ho detto, scusa, ma cosa vuol dire facilitatrice? Per rimanere nella... Quando abbiamo cominciato che dovevamo farci fare il logo da dei ragazzi molto bravi che hanno uno studio di... Che ho visto molto non bene. Non ti dico. Allora, cominciamo, ci fanno una specie di intervista per capire chi siamo. Insomma, alla fine di tutto, in cui noi pensavamo di aver detto, dato il massimo di noi, aperto il cuore, hanno capito sicuro e fa... No, perché la ragazza che doveva fare il logo, mi sembrate tipo, sai, quelle cose, cos'è che mi ha detto? Tipo faccio cose, vedo gente. No, sembrate quelle associazioni delle chiese. Che... Vabbè. Siamo andati in crisi, abbiamo lavorato per due mesi sulla visione. Sì, è questo è quello. Noi lo facciamo dal 2008 questo lavoro, per cui benvenuti nel club, abituatevi a parlare ogni anno, a rivedere ogni anno la vision, perché cambia poi. E quindi appunto alla fine, per strizzare l'occhio un po' a tutti, abbiamo deciso di iscrivere un centro di ricerca e consulenza in ambito politico-sociale che opera nei settori della partecipazione, della mediazione dei conflitti, della facilitazione, della ricerca sociale, dell'analisi socio-economica, della formazione e della comunicazione. Si può copiare? Potete fare quello che volete. Sono fatta da tanto già la presentazione. E,
E all'epoca avevamo, adesso già è cambiata rispetto a questa cosa, all'epoca avevamo deciso di dividere il, diciamo, i nostri ambiti di ricerca da presentare nel sito sul coinvolgere, comunicare e conoscere, per prendere, per abbracciare i vari, diciamo, settori, no? Che vengono toccati dagli ambiti di lavoro. E niente, abbiamo dal 2006 abbiamo gestito oltre 100 incarichi, che adesso sono diventati di più perché questo è dell'anno scorso. Prevalentemente, vedete, lavoriamo con enti locali, quindi comuni molto spesso, e questa cosa della legge sulla partecipazione per noi è assolutamente una garanzia, anche perché sono fondi certi, cioè quello che si dice, no, che i comuni non pagano, eccetera, questi invece sono soldi che ci sono, per cui sai che ci sono delle tranche che più o meno arrivano in tempi, e per una, diciamo, per una società, per una organizzazione che lavora su questo è importante, perché come sapete a un certo punto c'hai i fornitori da pagare, c'hai le scadenze da rispettare, e quindi avere, diciamo, un certo tipo di entrata e di sicurezza è molto importante. Lavoriamo anche con università, agenzie, enti di istituti di ricerca, perché nel nostro gruppo quattro di noi sono metodologhe e quindi fanno ricerca sociale, quindi fanno tutto, appunto, ricerche qualitative, quantitative, per cui si occupano anche, appunto, di fare questa parte qui, di cui io assolutamente non mi occupo, però ecco, il fatto che ci siano diverse anime ti permette, soprattutto perché la ricerca sociale è parte anche della partecipazione, cioè quando facciamo quando avevamo i percorsi con portafogli interessanti, facevamo tutta una parte anche di ricerca quantitativa sull'analisi del contesto, e che dava dei risultati interessanti. Se tu lavori in un territorio e riesci a raccogliere quante più informazioni possibili su quel territorio facendo interviste a campioni e analisi anche proprio quantitativa, quindi sentendo interviste oppure telefonate, cioè hai la possibilità di capire meglio dove stai lavorando, e quindi ora ci capita sempre meno di poter fare attività di questo tipo, però diciamo anche sono attività che in alcuni ambiti è importante fare, quindi noi avendole all'interno diciamo era un vantaggio importante. Lavoriamo per fondazioni, scuole e organizzazioni, quindi appunto anche associazioni, quindi la formazione prevalentemente la facciamo in questo ambito qui, e per imprese, perché appunto la partecipazione e i percorsi di coinvolgimento possono essere utilizzate non soltanto nelle comunità, appunto nei territori, quindi per comuni o enti locali di questo tipo, ma anche appunto per l'impresa che vuole ad esempio fare una... Ti ricordi? Era la prima cosa che mi avevi, la cosa per cui ci siamo conosciute queste. Quindi l'impresa che vuole fare un progetto di costruzione di case e vuole... Sì, è andato bene. E vuole capire il contesto, quindi fare un'analisi del contesto e provare a inserire il progetto nel miglior modo possibile. Quindi anche in questo senso, oppure imprese che vogliono lavorare sui... Un pacco per te.
e vogliono lavorare su, internamente, cioè aziende che vogliono fare un lavoro interno sui dipendenti, per definire criteri migliori di condivisione degli spazi o degli orari di lavoro, quindi più un lavoro di facilitazione, cose di questo tipo. Lavoriamo prevalentemente in Toscana, come vedete dalla mappetta, abbiamo fatto altri lavori in altre regioni toscane, per la Puglia, per la Liguria abbiamo fatto un lavoro molto bello con la protezione civile per la realizzazione di piani di protezione civile partecipata, che è una cosa molto figa, molto bella. Cioè i piani di protezione civile sono degli strumenti che di solito vengono calati dall'alto, no? E quindi c'è la protezione civile che quasi mai, ma se va bene in collaborazione con il comune, appunto definisce questi piani di protezione civile che sono quelli che devono essere utilizzati, sono proprio dei protocolli che devono essere utilizzati nel caso di appunto emergenza, di allerta oppure in caso di evento straordinario. E questi piani di protezione civile sono dei mappazzoni così difficilissimi, illegibili da illeggibili, che di solito vengono tenuti nel cassetto del sindaco di turno, che fra le altre cose è responsabile, nel caso di evento, è responsabile del funzionamento di tutto. Stavo dicendo che abbiamo fatto un lavoro molto bello con la Liguria, con la Regione Liguria e con la Fondazione Cima sui piani di protezione civile partecipata. Che è un tema molto importante, soprattutto di questi tempi che vedete che succedono eventi insomma particolarmente catastrofici e che impattano molto appunto anche sulla vita delle persone. Spesso i piani di protezione civile non sono conosciuti da nessuno, ma neanche da chi dovrebbe gestirli, perché sono calati totalmente dall'alto. E quindi quello che stiamo cercando di fare, che abbiamo fatto per alcuni casi pilota, è costruire il piano di protezione civile insieme ai cittadini e agli attori che lavorano e che devono lavorare nel piano di protezione civile. Per cui questa è stata un'esperienza molto bella, perché ti rendi conto di quanto su cose di questo tipo il coinvolgimento, la partecipazione, lo studio degli attori e delle dinamiche anche che ci sono appunto nei gruppi allargati sia fondamentale per una cosa così importante come gli eventi di allerta e emergenza, insomma, che poi alla fine ci scappano i morti, non è che dice fai una piazza brutta, no, non è la progettazione partecipata di una piazza che anche se viene brutta poco male, lì è definire qualcosa insieme che ti aiuta diciamo a affrontare un'emergenza dove casomai ci scappa il morto o meno, ecco, quindi queste sono cose su cui riflettere di quanto è importante il lavoro che facciamo, insomma, quindi tiriamoci su. Queste siamo noi, tutte fighe, Giulia sono prevalentemente laureate in scienze politiche. Margherita è laureata in storia, ma è un'esperta, anche lei ha fatto un sacco di formazione all'estero, di appunto lavoro con le organizzazioni, i gruppi, facilitazione. Poi abbiamo la nostra Chiara Montosci che ci tiene il timone dritto, e quello è molto importante in una struttura che lavora appunto con gli enti, che insomma ha bisogno di un'amministrazione, ecco, quindi anche per rispondere a volte alle domande che mi fa lei su che cosa è importante fare o non è importante fare, ecco, la parte amministrativa per un gruppo che inizia a lavorare su determinate cose è importantissima. Questi sono i nostri ambiti di lavoro, la partecipazione come vedete è
la più importante. I colori corrispondono, vedo. Sì, corrispondono. Sì, effettivamente. Questo dovrebbe, quello, partecipazione dovrebbe essere arancione. No, anzi, giallo scuro. E questi sono gli strumenti che utilizziamo appunto nei vari contesti, nei vari ambiti e un po' di fotine. Cos'è Survivors? Sono interviste, sì, analisi. Sì, la parte di iniziale anche di raccolta delle informazioni su vari, a vari livelli. Indagini telefoniche, i sondaggi tipo telefonate. Sì, le indagini telefoniche sono un po' quello che dicevo prima, che quando c'erano i soldi si facevano, nel senso che ti aiutano a capire il contesto, quindi fai una... E ti aiutano a raccogliere più informazioni, perché un conto sono quelle che noi chiamiamo le giornate in piazza o l'outreach, cioè la ricerca un po' di contatto, no, con l'esterno, e quindi vai, incontri, vai al mercato, fai le domande, dai due volantini, cerchi di capire che clima c'è su una determinata cosa. Un conto è fare una intervista tipo... appunto intervista telefonica e chiami 300 persone e alla fine hai un quadro interessante. Questo è il tema della rappresentatività, del fatto di avere un campione rappresentativo di cittadini nei percorsi partecipativi, è un tema che apre dibattiti infiniti, nel senso sulla soglia della quantità e sulla soglia della rappresentatività. Proprio quando voi vi andate a presentare un percorso partecipativo a un comune, di solito ti chiede quanti cittadini partecipano e tu dici partecipano un tot di cittadini, che decidi che possono essere più o meno plausibili, sì, ma 200 cittadini sono pochissimi, capito? Voi che un pochino lavorate su queste cose vi rendete conto che portare 200 cittadini a discutere di un tema è una roba da sogni, da sogni. E di solito 200 cittadini li porti molto di più in un posto come Ceglie che in un posto come Brindisi, probabilmente, perché la comunità è più raggiungibile, riesci a interessare una comunità su un tema molto di più in un piccolo luogo, piuttosto che, per esempio, noi abbiamo fatto un percorso a Firenze insieme alla comunità islamica di Firenze, che è stato un percorso importantissimo sulla nuova moschea. Si chiamava una moschea per Firenze, è possibile parlarne senza alzare la voce, questo era il sottotitolo. E era un percorso richiesto dalla comunità islamica di Firenze all'autorità per la partecipazione, quindi hanno chiesto i soldi alla regione, che gli ha dato i soldi per fare un percorso di apertura sui temi della come inserire una moschea a Firenze. Non parlavamo però, e questo è stato l'errore, di localizzare una moschea già prevista in un posto X, perché se avessimo fatto un percorso di quel tipo avremmo avuto le folle, ma probabilmente avremmo avuto le folle di gente che faceva i forconi, coi picchetti, cioè sarebbe stato un delirio. Invece no, noi abbiamo fatto quello che dovrebbe essere la partecipazione, cioè fare un percorso preventivo per capire quali sono i criteri per realizzare una moschea a Firenze, quindi farlo con la comunità islamica e con la comunità fiorentina non musulmana. E abbiamo avuto numeri bassi per un percorso di questo tipo, cioè abbiamo avuto, ora vabbè, è stato un percorso, alla fine abbiamo fatto incontri nei 5 quartieri, ma nei quartieri c'erano 30, 40, 50 persone, a parte nel quartiere 1 che ci saranno state sì un centinaio, 150 persone, ma Firenze si sta parlando, Firenze che ha appunto 400.000 abitanti. E il tema è sentitissimo. E il tema è un tema che però è sentitissimo soltanto quando vai
vai al bar oppure apri il giornale e c'è scritto la nuova moschea nel quartiere 2, la comunità islamica presenta il progetto con, e vedi il progetto di, Santa, della facciata di Santa Maria Novella con il minareto, no? C'è stato questo, c'è stato a un certo punto un architetto particolarmente folle, che fuori di testa, che insieme alla comunità islamica ha presentato questo progetto. Chi era? Non mi ricordo. Non mi ricordo in questo momento il nome neanche. La famosa gestione creativa dei conflitti. Sì, e dei progetti. E lui ha presentato questo progetto che era la fotocopia della chiesa di Santa Maria Novella, un po' islamizzata, un pochino con qualche elemento che richiamava... Invece delle bimbole hanno... Sì, con qualche cosina appunto, il minareto, eccetera, eccetera. E questa roba qui ha creato un delirio, no? Quindi probabilmente se avessimo fatto l'assemblea, che poi è bella l'assemblea dove vanno tutti incazzati, no? Se avessimo fatto l'assemblea allo stadio sul progetto della nuova moschea, avremmo riempito lo stadio di gente con gli striscioni tutti a casa, ecco. Manco la Fiorentina. No, non avremmo fatto... E quindi niente, invece un percorso di questo tipo che ha fatto numeri così bassi è stato criticato, ha fatto numeri così bassi, cioè noi abbiamo portato poi nella fase di deliberazione 100 persone estratte a sorte su campione cittadino, per cui con, sulla base del quartiere, dell'età, del genere. Queste mi sembra fossero le cose, 100 persone a discutere per 3 sabati di fila insieme ad un campione della comunità islamica su questi temi. Per me è un successone, considerando che e qui mi ricollego alla questione del campione rappresentativo. Non esiste, cioè perché tu fai 5.000 telefonate e al percorso ti ci viene chi ha voglia di venirci, cioè non certo, almeno che tu non dia soldi, che tu non dia cose, un incentivo di qualche tipo, perché altrimenti è difficilissimo che tu abbia un campione rappresentativo della società quando dai dei temi di discussione, no? Cioè, dovresti fare un campione rappresentativo della società dando dei soldi e non esprimendo troppo il tema di cui vai a parlare, cioè dicendo vieni a fare questo incontro, do 100 euro e parliamo di questioni legate alla città. E poi lo fanno, dov'è che lo fanno? In Olanda? E dai i soldi per l'Olanda? No, lo facevamo anche noi quando c'erano i soldi, ma poi ora non ci sono. Cioè, è grassa se riesci a fare le pennette, ecco. Qualche gadget. La spilletta. Porti a casa. Sì, il rinfresco, quello sicuramente è sempre, bisogna farlo, anche perché spesso fai gli incontri in momenti dove appunto serali o sabato a pranzo, per cui un po' di roba da mangiare la devi prevedere. Però ecco, non sono incentivi per chi deve venire a parlare di un argomento, insomma. Quindi questo è un tema, un temone su cui diciamo non è, insomma, facile trovarsi d'accordo anche con... Soprattutto con le pubbliche amministrazioni che hanno criteri di logica un po' diversa, no? Assolutamente. La valutazione. Assolutamente. E quindi questo è quanto. Dunque, io mi sono presentata, quindi vorrei che vi presentasse voi, però prima di presentarvi a voce volevo farvi questa cosa carina, che chiedervi di scrivere su 2 post-it diversi cosa, chi siete, vabbè lo so già, e di dire che cosa cercate e cosa offrite, quindi provare a sintetizzare in poche parole che cosa portate oggi e che cosa invece vorreste trovare. Il giallo cosa cerco? Il giallo cosa cerchi e il rosa cosa offri.
anch'io lo faccio. Va? Riferito al laboratorio di oggi. Sì. Ah, di oggi o comunque sia in generale di laboratorio. No, 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 no. No, no, non nella vita, per favore. Cos'era il giallo che lo cerco? Quanto sei fricchettone. Posso portarla qua a questa? Sei contenta per il per oggi o sei in momento? Ti registro. Stai attenta a quello che dici. Sono molto contenta perché da una parte mi dispiace che avrei voluto dall'altra sono così contenta che finalmente siamo un gruppo piccolo. Finalmente un gruppo piccolo e così ti possiamo succiare. Giulio si diceva due o tre parole, ecco. Tema lì, ormai sono partito su una cosa, sto cercando di chiudere il discorso, ma... Vabbè. Ti ricordi cosa ci ha insegnato Serenella, no? Non più di tre righe, sintesi... Abbiamo fatto il metaplan. Voi usate il metaplan? Vabbè, voi usate tutto un gran mix. Sì. Cosa usate di meno? Beh, con il metodologia... No, noi usiamo tutto. Cioè, poi veramente, secondo me, è un po' limitante stare dentro i metodi. Cioè, si deve riuscire a cogliere un po' il buono e il cattivo di tutti gli strumenti che hai a disposizione e mescolarli. Infatti dopo vi faccio fare
non ve lo faccio fare probabilmente perché siamo un po' troppo pochi, però ora abbiamo sperimentato un nuovo metodo, cioè anzi abbiamo inventato un nuovo metodo, che poi lì te la puoi dire, raccontare, no? Abbiamo inventato un nuovo metodo, adesso si chiama Crowd Lab, e in realtà è un po' di questo, un po' di quest'altro. Poi l'esperienza, no? Arrivi lì, fai una cosa che la fai per caso e poi dici, ah, però figa sta cosa, allora la usi in un altro momento. Però diccela, anche se magari poi non la possiamo fare. No, certo ve la dico, Allora. Abbiamo inventato un nuovo eh? Allora, vediamo che cosa cercate. Melania. Esperienza concreta legata alla partecipazione che possano sostenere lo sviluppo di comunicazione più rete con Sociolab e Lorenza. Cuoricino. Ok, e offre idee e progetti per ceglie o monti di sogni. Senza cuoricini però. Farfalline, facciamo farfalline. Farfalline. Giulio. Approfondire il tema della mappatura del territorio e più in generale della struttura di un processo partecipativo. E offre un confronto in cui posso portare le competenze del mio percorso di vita professionale. Ok. Un confronto in cui posso portare le competenze del mio percorso di vita professionale. Questo ce lo teniamo qui in questi due giorni e ogni tanto vediamo se... veramente così che offriamo e cerchiamo queste cose. Ilaria, maggior chiarezza su analisi del contesto, analisi stakeholder e strumenti e offri esperienza, curiosità, voglia di imparare, entusiasmo. Daniele, trasformare queste competenze in una nuova professione un po' di... E offri impegno e disponibilità ad apprendere nuove competenze e lavorare in gruppo. Francesca, chiarezza su me stessa e la mia relazione con il mondo. Ah, bella! Su questo non so se ce la facciamo in due giorni. E offri integrità morale, principi di sostenibilità umana e ambientale. Io offro... cerco stimoli e idee nuove e nuovi contatti per allargare la rete e offro un po' di esperienza e ascolto, che secondo me l'ascolto è molto alla base della partecipazione. Infatti nel tabellone di là, quando lei mi ha detto devi scrivere una parola, io avrei scritto ascolto, ma visto che c'è già, quindi mi devo impegnare a... Ascolto due. Ascolto, parecchio ascolto. Parecchio ascolto, molto ascolto. Ok, sì, io pensavo di farvi... Allora, avrei pensato una struttura di questo tipo per... Io pensavo, pensavo di pensavo di partire da una parte un po' più così, dove chiacchiero più io e vi faccio un po' di... così di racconto su che cos'è che è, dal nostro punto di vista, progettare la partecipazione. E poi invece, e questo durerà un'oretta più o meno, dove vi chiedo di farmi domande mentre chiacchiero, così, per cui... Poi vi propongo di fare questa sorta di crowd lab, che è questo metodo di, che abbiamo un po'... Vi dico come l'abbiamo sperimentato, magari qui sarà un po' in... folla. Crowdfunding? Sì. Ah, scusami, crowd, avevo capito crowd. No, crowd. Si commuove. Si fluge. Ma in realtà non è, cioè è un metodo che abbiamo sperimentato in un lavoro
e che ci è venuto che ci è sembrato particolarmente interessante, poi adesso lo stiamo riproponendo in un lavoro che si chiama Crowd Prato. Questo è un, e quindi abbiamo deciso di chiamarlo Crowd Lab. Quindi vabbè, non è vincolante. Te copi addirittura la grafica delle slide. Perché te. Mi vengono i biglietti da visita. Ah, okay. Scusami se mi vengono idee, se non e, quindi e questo tipo di metodo vi chiederò di usarlo per farmi delle domande sulla base delle slide che vi ho fatto vedere, e è questo un po' il principio del metodo, quindi avere uno stimolo iniziale che viene rielaborato da gruppi di lavoro, i quali poi pongono delle domande al relatore, e quindi è un modo un pochino più interattivo e produttivo per affrontare conferenze e congressi pallosissimi e anche dà dei risultati interessanti. Poi vi faccio vedere il video che tu hai già visto, il video documentario su un percorso che noi abbiamo fatto 2 o 3 anni fa, che però per quello che un po' Melania mi aveva detto della vostra esperienza, e poi ho visto ieri il video che avete fatto qui a Ceglie, il percorso che avete fatto, mi sembra che sia molto in linea con questo tipo di lavoro con la comunità. È un lavoro che abbiamo fatto a Piombino, in un quartiere operaio. Piombino è una città toscana della siderurgia. Come? Ho vissuto per quasi 5 anni con dei piombinesi a Bologna. E quindi sai quanto sono legati. Piombino è il centro del mondo. E quindi questo è un percorso che abbiamo fatto lì, molto bello, soprattutto non solo molto bello come percorso, ma perché ha portato a un percorso che tuttora la comunità sta seguendo e sta portando avanti. E quindi questo è il tema della sostenibilità, della replicabilità, è un tema molto importante nella partecipazione. E poi nel pomeriggio vi chiederò di lavorare su progetti, di iniziare a pensare a quali possono essere i progetti su Ceglie. Faremo un'analisi dei progetti che vi verranno in mente, e domani invece faremo proprio una giornata di progettazione, proprio su i temi che abbiamo deciso su cui abbiamo deciso di lavorare. Quindi questo è il programma che ho un po' pensato. Avete domande, desideri particolari a cui posso rispondere? Io stavo pensando che se il gruppo rimanesse abbastanza circoscritto, mettiamola così. Sì. Sì. Vabbè, però il pomeriggio anzi potrebbe essere interessante se vengono più persone per provare a trovare, perché io pensavo di fare una sorta di mercato delle idee su progetti, da una sorta di open space, no? Quindi dove chi vuole prova a proporre un progetto su cui lavorare. Poi chi propone il progetto su cui lavorare si cerca amici con cui provare a progettare e a fare un'analisi della fattibilità del progetto oggi pomeriggio, e poi valutiamo quali sono i progetti realmente su cui spendere domani, e domani lavoriamo su quelli. Quindi ci fai anche l'analisi della fattibilità? Sì. Chiederei di andare a fondere quella cosa. Nella progettazione è questa. Però ce lo dimentichiamo, presi dall'entusiasmo, della partecipazione. No, io come dice Melania, stronco molto le gambine su questo. E so che tu, Ilaria, mi vorrai bene per questo. Hai bisogno di manforte su qualcuno? No, vabbè, purtroppo, nel senso che a me piacerebbe fare i percorsi, tutti i percorsi come avete fatto voi, questo qui a Celli e quello che io ho fatto a Piombino, però ci sono delle caratteristiche imprescindibili
che ti portano poi a... che sono una parte della sostenibilità di un percorso. Noi ci lavoriamo, siamo in 7 persone che campano su questa cosa e quindi non possiamo permetterci di non avere la parte di non avere presente sempre molto a noi stesse la parte sulla sostenibilità, e abbiamo chi ce lo ricorda quotidianamente, e questa è una parte. E poi ci sono altri aspetti che sono legati ai tempi, agli strumenti, ai soggetti a cui ti rivolgi, ai committenti, o comunque sia ai committenti, non soltanto quelli che pagano, ma in generale quelli che poi magari decidono. Quindi queste sono cose su cui lavoriamo. Una cosa interessante di cui parlavamo un po' ieri, che però è legata al mercato delle idee, dicevi, è quello di fare una micro mappatura dei luoghi possibili di scegli sui quali lavorare, no? Sì, sì, io pensavo di farlo oggi pomeriggio, su questo, diciamo, in questo mercato delle idee, magari facendolo con la mappa. Ho visto che avete la mappa della città. E poi domani mi sarebbe piaciuto provare a fare anche un po' una passeggiata dei luoghi, cioè andarli a vedere insieme, magari in questo senso, se ci sono anche persone che sono un pochino fuori dalla metodologia ma che hanno voglia di portarci, magari possiamo provare a chiedere semplicemente, o andare fuori proprio a fare un po' di interviste, sarebbe carino, no? Proprio fare un paio di uscite spot, no? Di dire, se lavoriamo sugli scaloni, andiamo a cercare qualcuno che ci dice determinate cose, oppure anche per capire, proprio fare un lavoro sulla fattibilità e sulla valutazione del processo. Infatti per me un'altra cosa, che poi magari è quello che intendevi te, è proprio disegnare insieme un possibile progetto sui 100 scaloni, e quindi proprio pensando a tempi e modalità quali potrebbero essere più o meno appropriate per disegnare un progetto da proporre al comune. Perché comunque in questo momento il comune è abbastanza interessato a sviluppare un progetto del genere, quindi ci potresti anche magari dare una mano a dargli più una forma, una struttura, anche economica, sto pensando, no? Sì. Ok, iniziamo. Che ore sono? Quasi le 11. Alla fine hai visto che ci voleva un'ora alla presentazione? Siamo in 5, eravamo in... Allora, demone che dice? Annulla. Allora, nella progettazione della partecipazione, questi sono i 4 punti fondamentali su cui poi mi soffermerò nel particolare. Valutare le premesse, individuare i partecipanti, scegliere gli strumenti e restituire i risultati. Queste sono le 4 cose che, quando voi volete fare un percorso partecipativo, ve le appiccicate sulla parete, e su questa roba qui non potete tralasciare. Quindi, valutare le premesse, ovvero qual è l'oggetto del percorso, chi è il commitment politico. Ora, il commitment politico nella progettazione di percorsi legati al territorio è abbastanza importante, perché il commitment politico è quello che poi decide se tu lo fai o non lo fai e come lo fai, a prescindere dal fatto che poi ti dia i soldi lui o te li trovi da sola. Però se tu vuoi fare un lavoro sugli scaloni, è difficile che tu non abbia un interlocutore di quel tipo, perché a parte che gli scaloni sono pubblici, ma poi devi avere un certo tipo di rapporto con chi governa la città, e quindi deve in qualche modo poi gestire il futuro di questo percorso che tu metti in piedi, fai in qualche mese, però poi che cosa succede? La negoziabilità della decisione, quindi nel momento in cui vuoi lavorare su una determinata cosa, devi sapere se quella data cosa è una roba aperta oppure chiusa. Esempio,
percorso partecipativo su, che ne so, la scuola di Uzzano, ora mi viene in mente uno dei percorsi più tristi che ho fatto nella mia vita, però vabbè. Sulla scuola di Uzzano, di che cosa si sta parlando? Di costruire una scuola da zero. E quindi le persone con cui io mi interfaccio mi possono dire di tutto, di più, oppure si fa la scuola oppure no. La moschea, prendiamo la moschea. La moschea, la negoziabilità è su si fa o non si fa, oppure dove si fa, oppure come si fa la cupola del minareto, oppure e chi decide, di che colore la facciamo e poi chi decide. È il comune che dal piano regolatore decide determinate cose, la comunità islamica che se trova il finanziamento o no la porta avanti oppure no. Quindi soprattutto questo, perché tu ti rapporti con dei partecipanti che sono il vostro cliente principale. Ora io parlerò un po' in termini, farò un po' quella milanese, no? Che usa dei termini un po' poco fricchettone per what Melania Bigi, però. Però il partecipante voi lo dovete tenere così, per cui il partecipante deve essere quello a cui voi dite la verità sempre. E quindi non potete dire si fa un percorso di partecipazione su una cosa e loro ti dicono di tutto di più e poi gli dice no scusate però questa cosa qui si può arrivare fino a qui perché il comune arriva fino a qui, la regione arriva fino a qui, quello che ci mette soldi arriva fino a qui, per cui subito si dice... La responsabilità dell'amministrazione sempre in questo senso, se l'amministrazione è diciamo parte interna del processo, ovviamente a prescindere dal fatto se ci mette soldi oppure no, però comunque sia è diciamo il contenitore poi. Dimmi. Sì, volevo dire che in questo senso chi fa partecipazione, chi facilita la partecipazione ha un ruolo difficilissimo, perché comunque soprattutto la mediazione fra il committente e quelli che, per cui tu dovresti essere il garante, e tu ti fai garante di fare da tramite tra la gente. Se le persone poi percepiscono che questo tramite in realtà non è stato sincero, o comunque in qualche modo si sentono presi in giro, tutti i processi partecipativi diventeranno all'occhio delle persone dei nuovi strumenti per prendere le persone per il culo, insomma, scusate sì, il termine. Sì, sì. Quindi in questo senso credo che chi fa questo lavoro deve avere una forte autorità rispetto alle autorità, cioè una forte... Certo. Quindi anche, soprattutto adesso che magari ci sono delle leggi che impongono un processo partecipativo su determinati progetti, sì, e che quindi costringono le amministrazioni ad attivare i processi partecipativi quando magari non ne hanno proprio voglia, quando magari loro hanno già in mente una... Assolutamente. Lo so che è una domanda da $1,000, però come acquisire questa credibilità, in che modo porsi in maniera... autoritaria direi, anche se non è forse autorevole, scusami, sì, rispetto poi a una modalità che è quella politica, che sappiamo che invece è fatta di inciuci, di compromessi, di... Lo devi dichiarare dall'inizio, cioè, e soprattutto devi far capire che la partecipazione è un gran boomerang, cioè se tu amministrazione attivi un percorso partecipativo per avere consenso e te la giochi male alla prima, alla seconda ti assicuro che non solo non riuscirai a far partecipare nessuno, ma ti giocherai tutti gli esiti buoni che pensi di aver ottenuto giocandotela sporca alla prima. Cioè ovviamente non è il ruolo del facilitatore è quello di aiutare tutti a capire
le condizioni, anche l'amministrazione, cioè se tu lavori con un'amministrazione gli devi far capire che mi è capitato recentemente di lavorare, di essere chiamata da un comune che vuole fare una cosa su un plesso scolastico e sullo stesso plesso scolastico 2 anni fa ha fatto una schifezza. Cioè ha fatto finta di avviare un percorso partecipativo e poi ha deciso altro, oppure non ha ascoltato gli esiti della partecipazione. Un conto è non fare esattamente quello che ti dicono i partecipanti. Noi viviamo in una democrazia rappresentativa, per cui i nostri rappresentanti, i nostri amministratori sono persone che hanno tutto il potere di decidere al posto nostro. Quindi se tu fai un percorso partecipativo e gli esiti del percorso partecipativo indicano una determinata strada e tu amministrazione non puoi dare, diciamo, voce a questa strada, devi dire perché. Quindi puoi dire io non posso farla questa cosa, non posso, che ne so, al posto della scuola fare un centro commerciale perché c'è un regolamento edilizio che prevede questo e quest'altro, perché i soldi non mi bastano per alienare il plesso, perché non lo so, per questo e quest'altro motivo, e quindi do una restituzione della partecipazione, che sia positiva o negativa. Ovvio che se tu attivi un percorso partecipativo la negoziabilità della decisione deve essere la prima cosa che fai, quindi devi dire su che cosa ci si gioca, quindi non è se sì o no, ma è su come. Spesso in Italia siamo famosi per fare la partecipazione sul come e non sul sì e sul no. Non si fa mai, a Castelfranco di Sotto è stato fatto un percorso, che è un comune vicino Pisa, su un inceneritore. Gli esiti della partecipazione hanno detto una determinata cosa e questa cosa che era non si fa il... Sì, non puoi in Italia prevedere un percorso da referendum perché non abbiamo la struttura per farlo, per cui... noi abbiamo seguito un percorso su un depuratore che non è certo un inceneritore, sembrava si stesse parlando di una centrale atomica, un depuratore delle acque, che è una cosa che in tutta Europa i depuratori delle acque te le mettono accanto ai centri storici. Da noi c'è un rapporto con le amministrazioni talmente tanto forte di scontro a volte che un lavoro su un depuratore diventa una cosa difficilissima, e noi l'abbiamo soprannominato il depuratore con le ruote, perché prima doveva essere qui, poi ti confronti con gli ambientalisti e allora lo mettono qui, poi ti confronti con i cacciatori e lo mettono qui, poi ti confronti con l'amministrazione e lo metti qui, cioè quindi... Iniziamo un percorso e diciamo di che cosa parliamo. Parliamo di un depuratore, parliamo della localizzazione di un depuratore, o parliamo se farlo o non farlo il depuratore? Quindi al committente tu devi chiedere da dove partiamo, qual è l'oggetto della partecipazione, qual è l'oggetto del percorso, il depuratore, ok. Il commitment politico chi è? L'amministrazione, con chi ho a che fare? Con il comune, con l'unione dei comuni, con la provincia? Quali sono gli attori in gioco in questo senso? Chi è che decide? Su quali ambiti decide? La negoziabilità della decisione, si decide dove collocarlo, si decide, e quindi se loro dicono in un posto ci sono dei vincoli su qualche posto, ci sono dei vincoli dove non si può, c'è un'area rossa sulla nostra carta dove me lo dovete dire subito perché io non posso andare lì e poi dirgli no, qui però non ve l'avevo detto, scusate, qui non ci si poteva proprio mettere, quindi devi fare tutta la cosa. E la responsabilità è quella, decidere se aiutare il commitment a fare questo lavoro che dici te, cioè a essere consapevole dei rischi che ci sono se te la giochi male. Ma secondo te sono reali questi rischi? Perché a me sembra che poi la politica è in grado di
far passare, cioè che l'effetto boomerang ricada più sul gruppo che ha facilitato che non sull'amministrazione, cioè come dire. C'è sempre questo rischio. Quello che tu puoi fare però è limitare il danno, cioè nel senso, se noi l'abbiamo subito dei percorsi dove avevamo fatto tutta questa sensibilizzazione e poi il comune ha diciamo usato in maniera strumentale il percorso lo stesso. E poi alla fine sono loro che ci rimettono, cioè sono loro e la comunità che ci rimette, che perde fiducia, che si disgrega. L'attività di facilitazione prevalentemente è questo, se ne parlava ieri con Melania, è ridare la fiducia di poter prendere decisioni più condivise e dunque migliori. Non è tanto, la partecipazione non è mai una roba che scoppietta, la partecipazione spesso è un'attività di servizio sociale per una comunità che ha bisogno di ritrovare fiducia e ritrovare unità e capire quali sono i vantaggi di stare dentro invece che fuori. Questo sia per i comuni, sia per chi amministra, per gli enti locali, per chi decide, sia per chi invece subisce le decisioni. Ecco, uscire da questa dinamica del tanto decidono loro. Bene, tanto decidono loro, che è una frase che di solito ti viene detta dai partecipanti, è una cosa su cui lavorare e cercare di... Ma in questo caso un esecutore, come nel vostro caso, no, del progetto di facilitazione, può subordinare l'espletamento del processo alla effettiva assunzione delle decisioni prese da parte della PA? Oppure, cioè, questo può servire come, diciamo, coltello dalla parte del manico alla parte vostra? Cioè di dire il... Cioè dire, io accetto il processo, te lo faccio, a condizione che tu recepisca ciò che scaturisce dal processo. No, questo non lo puoi fare. No. Puoi dire a condizione che tu motivi le tue decisioni. Questa è la cosa che si fa. Tu non puoi fare un percorso partecipativo vincolante, perché non esiste, appunto siamo in una democrazia rappresentativa. No, accettare o meno quindi... l'incarico, nel senso che tu dici guarda, io l'accetto se tu ti comporti in questo modo, perché altrimenti svilisci il senso del patto. Lo puoi fare, con però la non, è, cioè, non è che siamo in... cioè l'obiettivo, bisogna anche capire qual è, l'obiettivo non è far decidere qualcuno al posto di qualcun altro, l'obiettivo è cercare di capire come è migliore la decisione da prendere. Quindi i cittadini devono entrare nel processo, devono lavorare alla progettazione insieme all'amministrazione, per cui tu devi lavorare per dare la possibilità a tutti di essere alla pari in qualche modo. E quindi in questa dinamica, alla fine, il fatto che venga presa una decisione o un'altra, una decisione oppure un'altra, non è è ovvio che se deve essere chiaro la partenza, deve essere chiara la partenza e soprattutto deve essere motivata la decisione. Se tu nel percorso dai una serie di, come dire, di esiti, perché poi alla fine non si tratta mai di dire o così, cioè alla fine di un percorso di solito si definiscono dei criteri, si definiscono delle linee guida, si danno dei suggerimenti, delle indicazioni alla fine dei percorsi partecipativi. Se tu progetti una piazza, non è che i partecipanti sono ingegneri o progettisti, ti dicono che dal loro punto di vista questa zona della piazza potrebbe essere utilizzata per determinate cose, che questa piantumazione può essere migliore di un'altra perché si sa che in questo territorio, e quindi qui c'è l'esperienza, no, della comunità, in questo territorio il cipresso non dura, quindi è inutile che
l'architetto ci metta al cipresso perché non ha senso, mettici il ramerino perché qui funziona il ramerino e perché mi sa di comunità e mi ricorda la mia nonna, e, oppure, e quindi te dai delle indicazioni ma non fai un progetto, per cui il comune che fa? Ok, rispetto alle indicazioni che mi avete dato, io posso fare questo, questo e quest'altro, il ramerino mi sembra un'ottima idea, in questa zona l'area giochi mi sembra un'ottima idea, però la piscina in mezzo alla piazza non la posso fare perché è contro il regolamento, e quindi mi dici perché non si può fare la piscina in mezzo alla piazza. Questo è un po' il... questo è il nostro modo di lavorare, però diciamo è un pochino quello che si usa, ecco. E questa era solo la prima slide, per cui forse entro stasera abbiamo... Quindi, vabbè, queste sono un po' ripetizioni. L'oggetto del percorso deve essere chiaro, deve essere circoscritto e deve essere rilevante. Esattamente, queste sono tutte cose che noi utilizzeremo poi per fare la valutazione dei progetti che voi proverete proporrete dopo. Esattamente di che cosa si vuole discutere? Di un progetto, della rimodulazione di un servizio, delle strategie per la pianificazione urbanistica, quindi cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Quanto incide la decisione finale sulla vita quotidiana dei cittadini? Cioè, quanto questa roba qui è interessante anche per iniziare una partecipazione? Cioè, questo lavoro che io sto proponendo, che il Comune sta proponendo, lo sta proponendo perché veramente, e qui capisci anche un pochino di che cosa, diciamo, che intenzioni ha l'amministrazione, ti sta chiedendo qualcosa che veramente è importante oppure ti sta chiedendo una cosa che non gliene può fregare di meno a nessuno e fa l'amministrazione partecipata. Questo è la rilevanza dell'oggetto, del percorso, l'oggetto proprio in sé, cioè è una roba interessante anche perché spesso si usano soldi pubblici. E questo è un tema che di questi tempi è molto caldo per i cittadini. Quando tu fai un percorso partecipato, aspettatevi di sentire, se qualcuno ve lo paga, se un ente ve lo paga, aspettatevi di dire questi fanno queste cose, ma mancano i soldi per fare le scuole, non ci sono i soldi perché danno tutti, e poi lì iniziano a dare tutti i nidi sono tutti per gli stranieri e non c'è più lavoro, e quindi questo si chiama escalation. Quindi se sbagli la base aspettati che ci sia poi un'escalation di questo tipo. Quindi l'oggetto del percorso deve essere importante e deve essere chiaro. Il commitment, quindi io prima avevo scritto il commitment politico, qui l'ho eliminato, cioè non è più politico perché può essere di vario tipo, cioè non è detto che sia un commitment politico, però nei progetti partecipati sulle attività locali spesso sono appunto commitment politici. Sì, nel caso in cui diciamo in realtà l'idea, il progetto, l'esigenza nasce da un gruppo, non so, i 100 scaloni, non è che il Comune è venuto a dirci lavoriamo sui 100 scaloni, è un'idea nata al di là del commitment politico che però per essere realizzata deve trovare in qualche modo una relazione con la parte politica. Quindi non è un vero e proprio commitment. Sì, dipende. Cioè, nel senso, io ho un'idea, la vado a proporre e mi dico sì, bella idea. In quel caso comunque stiamo parlando di commitment politico, cioè cambiano un po' gli equilibri. Allora, il commitment allora non è soltanto chi paga. No, io parlo proprio. Cioè, non c'è un committente, diciamo, come dire, tu come gruppo. Committente potrebbe essere la comunità stessa, cioè devi capire a che livello è la comunità stessa.
in ogni caso, in un lavoro di questo tipo sugli scaloni, sicuramente l'ente locale, l'amministrazione è, diciamo, un interlocutore importante a cui, anche se non chiedi soldi, devi chiedere che stia dentro. Anche soldi? Sì, anche soldi, sì. Pensare a un crowdfunding. Certo. Sì, poi c'è tutta la parte del lavoro sugli sponsor, cioè potrebbe a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, hanno rifatto tutte le rotonde con sponsor privati che hanno pagato. Che hanno adottato anche a Napoli, per esempio, gli imprenditori, tipo nel quartiere di Pianura, le rotatorie che hanno fatto sono state adottate da alcuni commercianti e imprenditori che se ne prendono cura, ovviamente poi hanno a tardi, diciamo così, certo, certo. Dimostrano a testa il fatto che sono loro a curarsene, però è uno strumento di interscambio, no? Io faccio un piccolo servizio alla comunità, pago io, però in cambio ho una visibilità maggiore, quindi una restituzione in termini di immagini che contribuisce magari a farmi fare qualche buon affare in più. Certo, certo. Quindi sì, nel senso, in questo senso si può, in ogni caso... Il fatto che ci sia anche lì esplicitare qual è il commitment, cioè chi il percorso degli scaloni è promosso dall'associazione Comunitazione in collaborazione con i cittadini di Sceglie e patrocinato dal comune di Sceglie. In ogni caso, quando si parla di commitment politico e c'è un'amministrazione che, anche se tu gli fai emergere il bisogno, poi deve essere chiaro che il comune, appunto, è lui, e che se soprattutto ora nel caso degli scaloni voi volete fare una riqualificazione, ma nel caso in cui l'amministrazione sia quella che ti commissiona un lavoro su, appunto, che ne so, appunto, un piano urbanistico piuttosto che una riqualificazione di una zona particolarmente degradata, eccetera, deve essere saldo il fatto che loro vogliono portare a casa determinate cose che sono soggetti di un certo tipo, e che, appunto, anche la trasparenza, per esempio, se ti capita di lavorare con la multinazionale che vuole fare una speculazione edilizia su un'area di particolare pregio, c'è da valutare, ora l'ho detta male, la multinazionale, la speculazione, però ci sono dei casi. Noi abbiamo lavorato con aziende, imprese che facevano interventi in aree particolari, e lì, cioè, non è che te la puoi nascondere, nel senso, si sta parlando di questa persona, di questo soggetto, di questo ente, e quindi... In quel caso c'è la possibilità che tu rifiuti, per esempio, perché magari... È vero che bisogna lavorare, non si deve rifiutare. No, dipende. Io non penso che da noi, se nasce un'impresa che si occupa di facilitazione e viene un'azienda, adesso non faccio nomi, ma è scontato, insomma, che ti chiede di fare un processo partecipativo perché vuole arrivare a avallare dei suoi obiettivi che evidentemente stridono con quello che è l'interesse comune. Io non lo so quanto tu puoi spingerti solo perché si tratta di committenza di un lavoro pagato a mettere in discussione anche i tuoi valori intrinseci che tu possiedi, a prescindere dal fatto che il facilitatore nel processo deve rimanere terzo, mantenere la sua terzietà rispetto alle certo, due parti. Cioè, c'è una deontologia un professionale, certo. Esatto. E voi vi siete trovati? No? Sì, ci siamo trovati. Sì, ci è capitato di rifiutare di fare determinati lavori. Devo dire che ti trovi a rifiutare quando proprio non ci sono
diciamo, i presupposti, cioè quando appunto qualcuno ti dice io ho già in mente che cosa fare, oppure... cioè vuole la pezza a colore per dare attendibilità al suo progetto. Esatto. Questo. Di solito in questo caso, per evitare di rifiutare dei lavori che di questi tempi io vi sconsiglio vivamente di rifiutare, non si chiama partecipazione, si chiama comunicazione, cioè invece di fare un progetto di partecipazione facciamo un piano di comunicazione fatto bene, cioè vogliamo come dire, vendere qualcosa, vogliamo, ma questo anche con le amministrazioni, cioè questa famosa scuola di cui vi parlavo prima che è, ha già passato un percorso partecipativo nato male e particolarmente fallimentare, allora noi gli abbiamo proposto invece di fare un percorso partecipativo facciamo un bel percorso di comunicazione, magari utilizzando anche degli strumenti che diciamo ci aiutano a capire determinate cose, quindi però non chiamiamolo percorso partecipativo, diciamo sì. La negoziabilità della decisione quindi deve essere aperta, deve essere esplicita e non deve essere non rituale, nel senso che non deve essere perché si sta parlando di partecipazione, allora si usano determinate parole, quindi la deliberazione, cioè si sta... decidendo di una cosa piuttosto che un'altra, e quindi diteci di che cosa stiamo parlando. In che fase? Non rituale. Sì, esatto, cioè, è un po' fino a se stessa. Demone. I demoni escono al computer. In che fase del processo decisionale si inserisce il percorso? Questa è una domanda importantissima. Cioè, il percorso non deve necessariamente essere la prima cosa che si fa. Un esempio di un percorso che noi non abbiamo fatto e che nessuno ha fatto, però di cui ho sempre pensato appunto che potesse essere interessante lavorare, su cui è importante lavorare. A Firenze, per esempio, esiste un piano di mobilità che prevede la realizzazione di tranvie nella città. Ne è stata realizzata una e è stata sudatissima perché il percorso doveva passare dal centro, poi ci sono state le truppe ammellate che hanno fatto i picchetti e quindi no, perché il Duomo non può passarci davanti, la tranvia è una vergogna, quindi insomma una cosa lunghissima, dove hanno fatto addirittura un referendum che poi non hanno disatteso, cioè l'hanno fatto per poi dire no, non si può fare così lo stesso, insomma una cosa assurda. Non si può fare la partecipazione su una cosa del genere perché esiste già un tracciato, perché sì, si può fare la partecipazione su tantissime cose, bisogna però dire, perché a un certo punto si vociferava che l'amministrazione volesse aprire un percorso partecipativo quando già erano definiti più o meno i percorsi, eccetera, eccetera. Su che cosa lo facciamo questo percorso partecipativo? Lo facciamo sulle fioriere accanto ai binari? Lo facciamo su il tappetino erboso sotto i binari? Lo facciamo sulle pensiline, su come devono essere fatte? Si possono fare su tante cose i processi partecipativi, però lo diciamo, quindi non diciamo che facciamo il percorso partecipativo sulla tranvia e poi in realtà decidiamo di che colore piantare i fiori. Però definiamo in che momento del processo decisionale stiamo lavorando. Anche lì però, se un processo partecipativo si fa su un tema così caldo, ad esempio come questo della tranvia, e sì, tu infatti è una... lo fai alla fine dicendo decidiamo come sono fatte le pensiline, cioè è anche lì un boomerang per... No? Pazzesco. Perché ti dice...
sì, sì, è una cosa assurda, nel senso. Però per esempio un altro percorso invece che ho seguito, fammi pensare, quello della moschea anche, nel senso, in quel momento lì il processo decisionale era neanche nel processo decisionale, noi stavamo facendo un percorso che aiutava ad attivare un percorso di condivisione e di discussione su un tema che fino a quel momento era stato trattato soltanto a giornalate, per cui sì, fa la moschea, fuori musulmani, Abbas, sensibilizzazione e noi abbiamo lavorato per la definizione di criteri di realizzazione, non è che abbiamo parlato dei fiorellini, cioè ci siamo confrontati sui luoghi, sui criteri, sui criteri di costruzione, sull'importanza di prevedere un luogo unico o tanti luoghi, cioè è stato, però a che punto decisionale eravamo? A nessuno. E questo era talmente chiaro che ha determinato un'affluenza che per tanti è stata considerata bassa. Noi per apportare 100 persone ai laboratori abbiamo attivato un soggetto terzo che fa questo, cioè fa i reclutamenti telefonici dell'Università di Siena, e loro penso abbiano fatto tipo 10.000 telefonate. Ti siete andati a prendere a casa, insomma. Siamo andati a prendere a casa, e qui la rappresentatività si torna, cioè ovvio che è venuto il professore universitario, non è venuta la signora Rita che pulisce le scale, no, quella non è venuta. Quali elementi della decisione possono essere modificati dal processo? Questo è un'altra cosa, e che è legata sempre alla negoziabilità. È possibile l'opzione zero, è quello che dicevo prima, cioè di solito in Italia l'opzione zero non è mai contemplata. Ci sono esempi di percorsi in Francia, soprattutto. No, sì. Cioè è un referendum. No, non solo sì no, però il fatto di. Su questo c'è un dibattito molto ampio. Esempi di lavori molto grossi fatti, per esempio la Gronda di Genova, che ha seguito Avventura Urbana, che è un'altra società di partecipazione che è, diciamo, molto grande, cioè molto. No, più con Luigi Bobbio. Sì, Marianella Sclavi, dici? Lei sì, hanno lavorato insieme tanto, sì sì. Anche Sara ci ha lavorato. Anche noi ci abbiamo lavorato, loro hanno seguito percorsi molto grandi. Romano si chiama. Yolanda Romano, sì. E sull'opzione zero, insomma, quando lavori su cose grandi, diciamo rapporti molto, perché di solito quando sono i processi che prevedono appunto la realizzazione di grandi infrastrutture o l'inserimento di elementi particolarmente impattanti come possono essere inceneritori o cose di questo tipo, è ovvio che ci sono persone che ti portano l'opzione zero, e quindi questa roba qui lo devi sapere dall'inizio, se è, a che livello si è contemplata o meno. Vedi, stiamo discutendo se fare un inceneritore o dove metterlo, cioè questa roba qui. La responsabilità del commitment, le scelte devono essere comunicate e devono essere argomentate. Quindi questa è nella fase diciamo finale, nel momento in cui tu hai raccolto gli esiti della partecipazione, che cosa fai? E questo glielo devi porre prima, quello che si diceva prima, no?
C'è, ovviamente quando si apre un percorso partecipativo è difficile che non ci sia un orientamento da parte del committente, da parte dell'amministrazione, è difficile che loro siano, come dire, aperti a tutto e non abbiano minimamente pensato a che cosa potrebbe succedere. Di solito quello che quando ci confrontiamo con un committente che è un ente locale, le paure delle amministrazioni sono sempre tantissime su chissà che cosa verrà fuori, saremo attaccati e diciamo di base quello che noi cerchiamo di fargli capire è che i cittadini, diciamo i partecipanti spesso sono molto più responsabili e intelligenti di quello che si pensa. Cioè è difficile che quando lavori su prima dicevo della piazza o la piscina nel mezzo, non esiste che qualcuno ti proponga una piscina a realizzare una piazza, è molto più frequente che invece ti propongano delle cose noiosissime, banalissime, cioè magari è più difficile portare fuori qualcosa di interessante o creativo, perché di solito c'è questa... a livellamento, ma anche questa preoccupazione della spesa, per esempio, ora non so se conoscete i percorsi di bilanci partecipativi. I bilanci partecipativi sono una cosa che viene fatta, cioè sapete che cos'è? Sì, anche Sara ce ne parlava. Quindi viene messa a disposizione un budget che di solito è sui capitoli di spesa di investimenti dei comuni e viene definito un ambito, quindi di solito è un verde pubblico o lavori pubblici, cose di questo tipo, e insieme ai cittadini si decide come utilizzare questi soldi. È stato buffo perché 2 anni fa, quando la legge regionale per l'autocelerità per la partecipazione era Rodolfo Levansky, che è un docente di Bologna, che è stato l'autorità regionale toscana per la prima parte della legge, adesso è stata rifinanziata e adesso sono cambiati. Lui c'è stato un anno che era fissato con i bilanci partecipativi e quindi finanziava praticamente solo bilanci partecipativi, e quindi noi per un anno abbiamo fatto solo bilanci partecipativi, ci siamo fatti 2 palle così, anche perché insomma poi alla fine parli di panchine, di cestini, di cose, insomma non è particolarmente creativo. Però ecco, quando i comuni dicevano ah sì, abbiamo visto che c'è questa possibilità di fare bilancio precedente, però noi siamo un po' preoccupati perché abbiamo questi pochi soldi e ci dovrebbero servire per riqualificare determinate cose importanti e non vorremmo che ci venissero fuori delle cose inutili. E difficilmente, cioè molto spesso, tipo ci è capitato in un paesino, in una frazione di Arezzo, i cittadini hanno deciso con il budget a disposizione di rifare il tetto di una scuola, perché tu che cosa chiedi come facilitatore? Vieni e sii, diciamo, portatore della voce di tutti, quindi il valore aggiunto di momenti di confronto di questo tipo è che siamo in 10, ok, e quindi non siamo rappresentanti della società, ma facciamo un gioco, proviamo a fare la giunta. Quindi in questo momento noi siamo quelli che hanno un tot di soldi e devono spenderli per la comunità. E quindi non mi portare il fogliolino con scritto il marciapiede da via Bozzi a via Franceschini, oppure il lampione all'angolo con casa della mia suocera. No, quello te lo rimetti in tasca. In questo momento dobbiamo decidere quali sono le priorità per il nostro territorio, e questo responsabilizza molto e dà un grande... diciamo, aiuta molto in quello che si diceva prima, cioè del confronto e dell'incontro nuovo tra
politica, amministrazione e cittadini. Agli incontri noi, quando facciamo i bilanci partecipativi, chiediamo che siano presenti anche i tecnici dell'amministrazione, che di solito sono percepiti come quelli che ti dicono no a tutto. Se all'incontro del tavolo sul verde pubblico il tavolo è d'accordo su dire rifacciamo il parco di Villa Montalvo, e il parco di Villa Montalvo che cosa vuoi ci sia da fare? Ci sarà da rimettere 20 o 30 panchine, da rifare i giochini, da ripiantumare 4 alberi, e te la buttano lì così. Allora tu chiami il tecnico e dici, ma secondo lei queste cose qui che fattibilità hanno, che tipo di spesa hanno? E ti spiega, e lo spiega a tutti, che per fare un'area giochi ci sono delle normative da spararsi in bocca, e che ora non puoi più mettere un'altalenina tanto per far contento il babbo di turno, ma devi mettere un piano gommoso sotto. Cioè, e in questo momento c'è un momento di confronto e di incontro che generalmente non c'è mai, e questo è molto importante perché ti ridà una dimensione di vicinanza che abbiamo un po' perso, no? Come? Entri nei panni dell'altro. Sì, esatto, esatto, esattamente questo. Tu cittadino ti metti nei panni di chi queste cose le deve fare, e loro si mettono nei panni dei cittadini che hanno delle esigenze che spesso, cioè, li vengono portate in maniera violenta, e in quel momento le riusciamo a motivare insieme. Questa è, diciamo, la parte di valutazione del percorso, cioè che cosa dobbiamo capire nell'assessment con chi abbiamo a che fare. Quindi abbiamo a che fare con il committente per capire gli obiettivi e condividere all'interno della struttura, con i portatori di interesse per chiarire le poste in gioco. L'assessment lo facciamo, diciamo, non con i partecipanti con cui valuti il processo e lo definisci, ma lo facciamo con chi ti chiede, no? Fai l'incontro con la struttura, cerchi di parlare con diciamo, gli uffici tecnici e con gli amministratori, e cerchi di capire di che cosa stiamo parlando da punti di vista diversi, e con i portatori di interesse, che sono appunto attori interni e esterni all'amministrazione, ma che hanno a che fare con l'oggetto del percorso. E quindi si prevedono riunioni, interviste, attività di ricerca, un po' di valutazione ex ante del percorso. Questo è un po' quello che si diceva prima, no? Più avanzato è lo stadio del processo decisionale, minore sarà l'efficacia della partecipazione. Queste sono un po' le possibilità, no? Le posizioni sono ormai sclerotizzate, sarà difficilissimo, se non impossibile, uscire dalle dinamiche considerate reciprocamente intransigenti. Ovvero, se si sta parlando di una cosa che è già da anni che si parla di quella roba lì, e già c'è un dibattito accesissimo e ti portano queste rassegne, questa è un'altra cosa importante, farsi uno studio della storia di quello di cui si parla, quindi farsi lo studio della rassegna stampa, per esempio, quando si parla di un tema sugli scaloni. Tutti i lavori che le amministrazioni precedenti hanno fatto lì, esatto. Di vandalismo non ci sono stati. Capire che storia ha una cosa, e di solito appunto quando si sta parlando di una cosa vecchia ci sono già delle posizioni molto determinate, per cui c'è i cittadini, il comitato che è da una vita che sta lavorando su questa cosa, e che quindi sarà difficilissimo coinvolgere in maniera propositiva, e quindi ci devi lavorare subito su quella roba lì, li devi coinvolgere subito.
sarà molto più elevato il rischio di sollecitare posizioni particolaristiche invece che su direzioni strategiche, si discuterà di strade vicinali e questioni condominiali, quindi appunto, cioè, siccome le posizioni sono già molto ben definite, sarà difficile avere, diciamo, una visione ampia. Più avanzato il livello di progettazione, maggiori sono le nozioni tecniche richieste per discutere, più elevato il rischio di una confusione dei ruoli. Cioè, se si sta parlando della, che ne so, appunto, della tranvia che è già stata disegnata, alla fine dovrai sapere il piano di mobilità e raccontare nei dettagli di che cosa stiamo parlando, perché poi i cittadini che cosa ti chiedono? Ti chiedono se è stato fatto uno studio sui movimenti di entrata e uscita della città, ma se non è stato fatto questo studio di che cosa parliamo? Questo è un classico. Più avanti, ovviamente, più avanzato il processo è più difficile tornare indietro, comunque tenere davvero conto di quanto emerge dal coinvolgimento della popolazione. Quindi questa parte è ovvio che quello come si diceva prima, cioè si può fare tutto, però diciamo ci sono dei rischi maggiori, ovviamente, quindi diciamo è un po' è un po' a valutazione di chi organizza il processo e di chi lo conduce di fare un'analisi di questo tipo. Qui la parte sull'individuazione dei partecipanti. Il coinvolgimento dei partecipanti è un'altra parte fondamentale, cioè capire a chi rivolgiamo il percorso è una roba super importante, su cui tendenzialmente il consiglio è: non prendete posizioni che non potete cambiare, ma cioè nel senso non prendete decisioni che poi è difficile cambiare, cercate di lasciarvi un po' la porta aperta sempre. La porta aperta. Cioè non fare dei percorsi che prevedono una partecipazione solo di sì. alcune persone, che poi in corso d'opera questa cosa non può cambiare. Sì, esattamente. Cioè si parla di partecipazione, cioè la partecipazione può essere fatta con soggetti diversi, ci possono essere percorsi partecipativi che vengono svolti soltanto con portatori di interessi e dove la partecipazione del cittadino X non ha senso, perché si sta parlando di cose dove è importante che ci sia una partecipazione di un certo tipo, cioè ad esempio il lavoro che stiamo facendo adesso nei 5 comuni toscani di pop-up, che è questo, lo conosci? Bari e Matera, ne ho sentito parlare. Ecco, questi sono un'associazione che ha, diciamo, fotocopiato abbastanza, cioè nel senso hanno preso molto spunto, ecco, diciamo così. E noi l'abbiamo avviato l'anno scorso e a marzo abbiamo fatto la prima esperienza in una cittadina. E è un percorso di riapertura dei centri storici per, diciamo, contrastare il fenomeno della saracinesca abbassata, che è sempre più dilagante nei nostri centri storici, e affrontare il tema appunto della crisi del commercio, dello svuotamento dei centri, eccetera, eccetera. Abbiamo inventato un po' questo format che è mettiamo in connessione chi offre e chi cerca, e quindi tutti quei fondi che vengono proposti, che sono sfitti, vengono, diciamo, mappati da noi e insieme all'amministrazione. L'amministrazione diciamo si fa garante per i proprietari di questi fondi, chiede una sorta di comodato d'uso, insomma, di questi fondi, e li riempie con delle attività che sceglie attraverso un bando. Questa è una cosa che ha senso
fare con un coinvolgimento di settore, cioè io faccio un lavoro in questo momento per capire le motivazioni dei centri storici sullo svuotamento con le associazioni di categoria, quindi con i commercianti, con i comuni, gli enti, gli sportelli, i SUAP, con gli sportelli al commercio, con la regione, di sapere che cosa ne pensa la signora Maria in questo momento me ne frega, è giusto, per cui mi concentro più su una determinata cosa. Tu ci farai poi vedere, c'hai delle immagini pop-up? Sì, per cui diciamo in ogni caso faccio una scelta. In ogni caso però diciamo la come? Un'idea simile in realtà nasceva sul Taranto proprio per avendo toccato con mano le esigenze che noi abbiamo in questo caso sia nel centro storico ma anche in generale in vari altri punti della città, diciamo nella parte moderna e anche nella periferia. Quindi di qui era nata questa esigenza di in realtà non conoscendo ancora il progetto, di pensare di fare una mappatura dei luoghi che necessitassero di recupero e del riuso sia dal punto di vista edilizio, soprattutto sociale, perché c'è una carenza per le associazioni e per le anche le piccole imprese a volte di spazi per poter svolgere le proprie attività. Allora, da questo punto di vista mi rifaccio ad un discorso che qualcuno che ha provato in realtà ad affrontare questo discorso negli anni passati, soprattutto nel centro storico, valutava invece come tallone d'Achille proprio il fatto che spesso in questi processi non viene tenuto in considerazione opportuna il parere mediamente di quelli che lì ci vivono diciamo 12 mesi all'anno, no? Quindi perché nascono quando ci sono piccole attività. Di chi ci vive, okay. Quindi chi vive e conosce la quotidianità del quartiere, per esempio, che ha una serie di dinamiche anche comportamentali, certo, che spesso iniziano ad andare in contraddizione con quello che è l'atteggiamento di chi arriva da fuori, insedia lì la propria attività di impresa, però poi si comporta un po' come un estraneo nel tessuto sociale. Quindi di là poi sono nati a volte fenomeni di rigetto, certo, della popolazione, proprio dal punto di vista sociale, anche gesti diciamo di criminalità, comportamenti molto discutibili. E allora mi domandavo, no, in base a quello che tu dicevi, come fare per esempio per contemperare entrambe le esigenze, perché oggettivamente ci sono dei problemi che gli addetti ai lavori conoscono e che possono mettere sul tavolo. Quindi certo, Confcommercio ti potrà dire che per un esercente mediamente aprire una bottega o un punto vendita in città vecchia oggi è fortemente disincentivante che aprirlo per esempio nel borgo. Però allo stesso tempo, se tu non dialoghi con la signora Maria che ha la casa lì e che per esempio si lamenta che non esiste un'edicola in tutto il quartiere da 30 anni, probabilmente questa cosa ti allontana dalla ricerca della giusta soluzione del problema. Certo. Quindi mi domandavo voi in questi casi come avete fatto a... Io credo che sia appunto l'idea è quella di valutare le varie possibilità, cioè nella progettazione è difficile farlo perché non hai mai il tempo per concentrarti su questo, però questo tipo di valutazione è importantissima, quindi non definire un approccio rigido, ma cercare di capire quali sono le esigenze, cioè se te questo lavoro lo stai facendo e soprattutto qual è l'obiettivo. Noi per esempio questa cosa la stiamo facendo su 5 comuni e l'obiettivo è individuare delle linee guida e delle raccomandazioni da portare alla regione su appunto diciamo la riapertura dei centri e l'utilizzo di appunto risorse per prevenire il fenomeno o diciamo aggredire il fenomeno dello svuotamento dei centri. Nel caso in cui tu lo faccia in una comunità molto ristretta, dove sai che ci sono delle dinamiche di un certo tipo, eccetera, lì allora lo puoi fare molto più di comunità e quindi prevedere momenti di confronto anche con soggetti che
così idealmente magari non subito sono coinvolti, ma che lo sono perché vivono appunto in quel contesto. E, su questo tema secondo me c'è un aspetto che è più difficile, che ci sono delle dinamiche di mercato che spesso sono anche perché si parla di privati. E quindi è difficile, cioè tu non puoi obbligare uno a farti un prezzo di un affitto di un certo tipo o a mettere o a diciamo affittare quel posto a un'edicola piuttosto che a un fioraio, cioè perché se a me me l'affittano, se mi viene un fioraio glielo do a fioraio. Cioè se, se diciamo la categoria rientra e ci sono i presupposti, lo capisco che ci sia un bisogno da parte della signora Maria di un'edicola, però se a me nessuna edicola mi chiede, certo è che se, tu puoi fare un percorso di coinvolgimento e di in qualche modo sensibilizzazione al fatto che c'è questo tipo di bisogno e quindi lo puoi comunicare. Sì, ma anche per esempio, questa è una cosa che può fare o dovrebbe secondo me fare la pubblica amministrazione, avere un monitoraggio della tipologia di attività e del rilascio delle autorizzazioni che si vanno a dare. Allora se tu ti accorgi che da quando si è insediata l'università in Città Vecchia nell'arco di 3 anni si sono aperti in pochi metri quadri 4-5 tipologie di esercizi commerciali dello stesso tipo, ma neanche un'edicola, allora questa cosa non va bene, perché io capisco che tu hai bisogno di un'edicola vicino. No, è un caso limite, perché se tu hai 5 gelaterie o bar che fanno tutti più o meno le stesse cose e faticano a campare perché ovviamente si sono messi tutti vicini a fare lo stesso tipo di segmento di mercato, certo. Poi non c'è neanche un tipo di attività che soddisfi un altro bisogno invece. Questa cosa, chi la disciplina? Allora, in questi casi probabilmente un processo di questo tipo servirebbe anche a chiamare l'amministrazione un attimino a rendersi responsabile di quella che dovrebbe già essere di default una sua competenza, così come per esempio il riutilizzo che si fa anche di strutture importanti come i beni storico-artistici. Se un ex convento tu lo utilizzi, e questa è una vecchia storia, per farci il tribunale per i minorenni nel cuore principale del centro storico, che quindi è un'attività che finisce di vivere alle 3 del pomeriggio, tu hai altrettante ore, 12-13 ore di vita mancata nel cuore del quartiere, e questo è una mancanza di pianificazione oculata, perché significa che tu hai indirizzato in un certo modo lo sviluppo del punto nevralgico, di quello che invece dovrebbe essere un luogo che vive fino a tarda sera, per esempio. Quindi in questo caso penso che uno strumento del genere potrebbe essere forse l'ideale. La mappatura dei soggetti è, in questo caso è importantissima. E il problema è che nella realtà delle cose spesso c'è una bassissima... c'è una bassissima disponibilità da parte dei soggetti, delle amministrazioni a fare valutazioni di questo tipo, perché è molto faticoso. Cioè, fare una roba del genere deve mettere in discussione degli impianti, degli interessi, soprattutto gli interessi, interessi di terzi, che insomma non è facile, e quindi un lavoro di questo tipo è molto faticoso. Però ecco, se uno dovesse trovare diciamo dei canali, sicuramente è la cosa migliore da fare. E la porta aperta è appunto partecipa chi vuole. Diciamo che di solito la porta aperta, usare solo la porta aperta è molto limitante, nel senso che c'è una grandissima autoselezione, soprattutto poi dipende moltissimo dal tipo di attività di comunicazione che tu fai. L'autoselezione è veramente pericolosa, perché rischi di rafforzare dinamiche già presenti e quindi legittimare delle posizioni già strutturate, e
non avere confronto. Invece, diciamo, in percorsi di questo tipo è molto importante avere voci diverse, cioè dare la possibilità alle persone di confrontarsi per una volta nella vita, che è parecchio difficile. Il mondo in una dimmi. Nel senso, quindi, è sempre lì, no? Come riesci a bilanciare le presenze? Cioè, se è una porta aperta, mettiamo che c'è una committenza che ha un grande interesse e che quindi dirà alle persone: andate lì a sostenere il mio interesse. Tu devi persone. Lavorare per portare dentro. Allora, se c'è un lavoro di questo, cioè se c'è, diciamo, questa cosa qui bisogna scardinarla da prima, cioè se la committenza ha un interesse di un certo tipo e ti strumentalizza il processo, a quel punto vuol dire che c'è qualcosa che abbiamo sbagliato prima. Cioè, dobbiamo cercare di renderlo, quando sei a quel livello lì che fai gli incontri e c'hai le truppe cammellate del committente e non hai avuto la possibilità di coinvolgere altro, c'è qualcosa che è andato storto e lì è un pochino difficile gestirsela. Quello che tu puoi fare è bilanciare la cosa dall'inizio e quindi che ci siano le truppe cammellate va benissimo, però devi anche avere delle risorse di altro tipo. Cioè, tipo, mi è capitato una volta di fare un bilancio partecipativo dove era stata individuata una priorità in una zona dove era fortissimo un comitato di anziani che voleva un pallaio per giocare a bocce e non c'è stato verso, cioè non c'è stato verso di contrastare, fra virgolette, questa forza. Devo dire che noi ci abbiamo provato in tutti i modi e se ha vinto il pallaio, ha vinto il pallaio. Evidentemente in quell'area lì c'era talmente tanti vecchini che volevano giocare a bocce che è stato bene fare il bocciodromo, insomma non è che puoi andare contro. Però diciamo questo è un esempio leggero, se tu fai una cosa del genere e parli di costruire la TAV. Chiamo sono i costruttori. C'è qualcosa che non va. Il mondo in una stanza invece è appunto quello che fa insieme agli stakeholder, cioè tu chiami e fai un lavoro con i portatori di interesse perché sai che in quel momento lì ti serve lavorare con loro. Di solito in un percorso si fanno entrambe le cose, cioè tu fai un lavoro con gli stakeholder ma fai anche un momento di apertura a tutti, cercando di lavorare sull'apertura, quindi che non fai una comunicazione sul giornale ma fai un po' di telefonate, coinvolgi le associazioni, fai delle giornate di outreach in piazza, al mercato, in orari diversi, in modo da beccare persone diverse, cioè quello che serve è andare a pescare le persone che non hanno diciamo facilità a partecipare. Quello per diciamo la porta aperta è il top, no? Cioè se tu riesci a portare delle persone che non ha mai visto nessuno, finalmente, cioè non ci sono sempre i soliti che parlano lo stesso linguaggio e che se la racconta. Che intendi per scarsa crescita di capitale sociale? Come? Nel senso che se parli con gli stakeholder, diciamo, lavori con un gruppo molto ristretto e quindi non dai la possibilità al resto del mondo di crescere in questo senso. Anche rispetto al trasferimento di competenze, parli con addetti ai lavori, con persone che sanno di che cosa parlano, però rimane lì nessuno. Un po' in pollinazione. Esatto. Il sorteggio casuale è un'altra cosa che funziona e che si viene utilizzata in alcuni esempi dalle giurie di cittadini ai laboratori con i sorteggiati e
e ha queste criticità. L'esclusione dei competenti è secondo me una cosa importante, cioè nel senso, se ci sono delle persone che sanno delle cose, perché non bisogna ascoltarle? Fossero anche dei rompipalle, fossero anche degli arroganti, fossero anche, però se ci hanno studiato tanto e se ci si sono spesi molto ci sarà un perché, qualcosa di interessante lo potranno dire. La poca motivazione del sorteggio casuale è quella che si diceva prima, se li paghi vengono per essere pagati, se vengono per mangiare il buon buffet che fai, diciamo danno un contributo minore alla causa. E poi sicuramente c'è una scarsa influenza, nel senso che sono lì un po' così a caso. Ecco. D'altro canto, integrare tutte queste cose ti dà, diciamo, un panorama ampio e riesci a quel punto a motivare chi è meno motivato, perché magari appunto c'è qualcuno che gli pone delle questioni che magari non si era mai posto e che invece magari è interessante che si ponga. Quelli particolarmente motivati e particolarmente sulla propria posizione si confrontano con qualcuno che magari gli fa una domanda stupida ma che li demolisce in 5 secondi e non hai tanto da fare te il lavoro di demolizione, perché spesso il facilitatore si trova quando lavora con i soggetti molto motivati e con circoli molto chiusi si trova a dover fare l'avvocato del diavolo sempre, faticosissimo, anche perché proprio le persone che sono tutte d'accordo su una determinata cosa difficilmente si fanno smontare, diciamo, ti concedono uno spazio, no, per entrare. Invece se tu riesci ad avere un tavolo di persone dove c'è la persona che sa tutto di quella cosa, la persona che appunto è capitata un po' per caso e che gliel'ha detto l'amico, l'altra persona che fa parte di un comitato contro quell'altro e non lo so, il panettiere, c'è un pochino più di interesse. Una cosa su dare la possibilità a tutti di parlare la stessa lingua è importante, cioè l'informazione. Noi di solito quando lavoriamo su temi su cui ci sono delle notizie da sapere, prepariamo delle guide alla partecipazione che sono dei piccoli dépliant, degli opuscoli di 3 fogli A4 stampati in bianco e nero, non importa, certo che se sono fighi e colorati e hanno una infografica che spacca è meglio, però che diano la possibilità a tutti di avere una base conoscitiva uguale, per cui che non ci sia quello che è chiamato lì per caso, è stato sorteggiato, è venuto e non sa assolutamente di che cosa si parla. Ecco, questo è da evitare un pochino. Come si fa a individuare i partecipanti? Come si fa a portarli? Bisogna andarli a cercare. E questo è una cosa che è una cosa un po' da sbattone, come si suol dire. Cioè, scrivere un buon comunicato stampa non vi garantirà niente. Fare un bel sito internet o un forum molto innovativo non vi porterà niente. Vi porterà molto di più se passate una mattina al bar e parlate con la gente. Questo è sicuro proprio. Magari vi fate una cartolina da dare promemoria con 2 o 3 cosine che gli facciano capire che è una cosa importante da tenere presente, e quindi ricercare e motivare gli stakeholder, e quindi fare le telefonate a tutte alle associazioni che sapete che quella roba lì li può interessare, chiamare i negozianti della zona. Gli stakeholder possono essere persone di questo tipo, cioè non importa che siano la provincia che ha interesse su quell'area o il proprietario che confina. Gli stakeholder sono tutti quelli che potenzialmente hanno un interesse o hanno qualcosa da dire su quella cosa.
sono anche quelli che si possono chiamare, per esempio, se fanno lavoro sul quartiere, i leader emotivi nel quartiere, cioè quelli che spostano le persone, no? Gli opinion leader, sì. Certo. Certo. Assolutamente. Animazione territoriale, che cosa intendi, scusa? Intendo quello che voi avete fatto benissimo quando siete stati... La serenata per il quartiere. Sì, cioè creare, animare il territorio, dare un segnale di che sta succedendo qualcosa. Perché mi sembra un po' di percepire poi da così un po', diciamo, novizio, è che a volte... non si mette in evidenza molto il fatto che la partecipazione possa essere divertente, gioiosa, che proprio partecipare a un evento del genere, dire la tua, è, quando partecipi a un open space ad esempio, può essere esaltante, no? Certo. Perché tu ti trovi a modalità in cui non hai mai fatto, in cui attivi l'intelligenza collettiva, eccetera eccetera, quindi se, volevo capire se voi lo fate, se, o ti sembra anche a te che ci sia poca evidenza. Sì. Secondo me chi partecipa a un open space dopo si motiva da solo, nel senso che dopo è difficile far capire quanto è figo partecipare a un open space. Devi sperare. Di solito è più importante trovare un argomento su cui figo e motivante su cui costruire un open space. Questa è la cosa più importante, cioè non facciamo l'open space sul niente, perché ci si rompe i coglioni e basta, e si usa un sabato che si può stare a casa con i propri cari, come si suol dire. Cioè bisogna lavorare sul focalizzare, è importantissimo, perché l'energia e la disponibilità delle persone è pochissima. Quindi giocarsela sulle cose importanti e non su perché ci piace stare insieme, perché ci piace solo a noi stare insieme e passare sabati a parlare di queste cose, veramente. Cioè la percentuale della popolazione che è disponibile a venire per parlare di qualcosa che è bassissima, ma anche di molto importante. Cioè la crisi della partecipazione, cioè, la vedete tutti, la vedete anche ora, nel senso... le persone hanno bisogno di un motivo vero per fare determinate cose, che sanno che non si fa il libro delle idee, ma si parla di una cosa che poi porterà a qualcosa. Quindi focalizzare molto, perché la disponibilità è bassissima, e quindi queste attività di andare a motivare e di far capire che invece è importante sono importantissime. Le giornate in piazza le chiamiamo così perché sono proprio giornate che tu dedichi a andare al mercato, fuori dalla misericordia, nei luoghi che tu mappi e che sai che sono luoghi di incontro, eccetera, a fare una domanda. La conosce quella cosa di Scaloni? Li conoscete di Scaloni? C'è mai stato alla vecchina? Com'erano gli Scaloni una volta? Se li ricorda, ecco, noi si vorrebbe fare questa cosa perché è nata questa esigenza di confronto, si voleva fare questo incontro, magari sabato pomeriggio, se non c'è niente da fare, viene, porta due amiche, si mangia anche due pasticcini. Ecco, questo è fare outreach. C'è un nome, quello che abbiamo fatto. Famosa outreach, sta tutti i giorni sul quartiere, porta a porta, esatto. Un sacco di caffè, che tutti poi chiamano caffè. Le nostre interviste sono state a base di caffè, la mattina ci aprivano il caffè, il liquore, l'amaro fatto in casa, i pasticcini, una volta c'erano i babà rifieni, i cannoli. Se prendi la mano la mattina si fa la cugina, Alla. Parte tutto il processo partecipativo, se non ti bevi amaro. Sì, dovete essere disponibili a questo. A ingrassare. A ingrassare. Ah, sì.
Le telefonate a campione sono un'altra cosa possibile, cioè che possono essere a campione se, ce l'avete, se avete la possibilità di campionare, altrimenti fate delle telefonate aprendo l'elenco telefonico o le pagine gialle e proprio così, cioè salve, scusi, chiamo per conto del comune di, meglio dire del comune di piuttosto che dell'associazione X. E stiamo organizzando questo percorso per coinvolgere i cittadini su questo tema particolarmente importante. Il comune vorrebbe realizzare, vorrebbe aprire la discussione, vorrebbe fare un processo di riqualificazione. Stiamo organizzando questi incontri. Le andrebbe di partecipare? No, guardi, c'è un figlio malato. Ah, ma non è che qualcuno in famiglia. Insomma, pomeriggi passate a prendere pesci in faccia. Punti di ascolto sono un'altra cosa interessante, nel senso che sono, ti danno la possibilità di essere un punto di riferimento in una zona, per cui se soprattutto sei una cosa legata a una zona, creare un punto di ascolto dove dai delle informazioni, dove magari ogni tanto fai dei lavori di dibattito, piuttosto, cioè creare un luogo dove si sa che c'è qualcosa rispetto a quel tipo di progetto. Dopo che vediamo il video di Piombino vedrete che tipo di punto di ascolto avevamo strutturato noi. Questa è una foto tristissima degli stakeholder di un percorso che abbiamo fatto a Carrara, dove Silvia Givone, la nostra collega, fa un incontro con gli amministratori e il comitato che aveva richiesto il percorso sul waterfront di Carrara, che tra le altre cose è stato buttato giù dall'ultra recente dall'esondazione del fiume. E questi sono momenti dove spesso, cioè, te la devi sapere un po' giocare, perché ci sono soggetti che spesso non sono d'accordo, che vogliono un po' strumentalizzare, quindi li devi motivare alla partecipazione. Uscire per strada, qui era il bilancio partecipativo di Arezzo dove vinse il Pallaio, che avevamo fatto un pulmino che girava per il territorio e si vede i soggetti del territorio. Da che cosa ti aspetti da questi? Ovviamente mi sarà skateboard probabilmente no. Esatto, il mercato, creare attenzione, quindi anche appunto andando a cercare, e questo è il famoso container che abbiamo messo in questa piazza di Piombino, dove abbiamo creato un... Quello sfondo di famiglia. Quella è l'acciaieria. E vabbè, dopo di questo se ne parla. Gli strumenti. Scegliere gli strumenti è una cosa particolarmente difficile. L'importante è conoscerli, quindi armatevi di pazienza e leggete libri sulla partecipazione per conoscere un po' gli strumenti che sono a disposizione. E quello che dal nostro punto di vista è importante è avere la flessibilità di usarli in maniera un po'... Cioè, io non penso di aver mai usato uno strumento tipo anche l'open space, per me è inconcepibile fare tutta quella storia dei bombi, che non lo posso sopportare, quindi non lo faccio. Perché non sono fricchettona come Melania. Ovviamente te focalizzi tutta la sul bombo. Trova il bombo che è in te. E perdi di vista completamente la domanda. No, perché poi è vero che, cioè, è talmente strana quella cosa che, per esempio, all'open space che abbiamo fatto qua, abbiamo provato a spiegare un po' questa cosa. E, cioè,
Avete domande? Cioè, la maggior parte delle domande erano su questo cacchio di bombo che non si capiva che cosa dovevano fare o non dovevano fare, non tanto sulla gestione di tutta la giornata, no, sul bombo, ma il bombo, ma poi se io faccio così sono bombo o sono farfalla? C'è bombo. E c'è bombo. Quindi gli strumenti si scelgono sulla base di alcune domande. In che fase del processo decisionale siamo? Dobbiamo aprire o chiudere? Cioè, se dobbiamo aprire un percorso e dobbiamo cercare progetti per ceglie, facciamo un open space. Cioè, usiamo uno strumento che aiuta la creatività. Se dobbiamo definire linee guida per un regolamento dell'utilizzo di un edificio, non facciamo un open space, facciamo un bel laboratorio dove facilitato, magari usando qualche strumentino. Esatto, metaplan, o addirittura appunto strumenti che ti obbligano a fare a focalizzare delle questioni, cioè come si usano le stanze, chi lo gestisce, quante ore, quale attività, chi pulisce, i costi, eccetera, eccetera. Quali sono i risultati attesi? E quindi abbiamo bisogno di dare informazioni tecniche, c'è bisogno di ricevere indicazioni puntuali. Se appunto dobbiamo fare un lavoro su una pianificazione di un piano strutturale di un territorio, io ho bisogno di utilizzare degli strumenti informativi, perché la gente non sa neanche cosa vuol dire piano strutturale nella maggior parte del mondo. E siccome esiste una legge che prevede la partecipazione sui piani strutturali, se la vuoi fare bene, almeno glielo spieghiamo che cos'è questo piano strutturale e a che cosa serve. E quindi utilizzi degli strumenti che ti facilitano questa cosa. Quanto è conflittuale il processo? Quindi, se è molto conflittuale, eviterei di fare un'assemblea o di un momento in cui la gente si alza e tira le sedie, ma farei un lavoro un pochino più concentrato, dove si danno degli obiettivi ben definiti, dove magari non ci viene l'amministrazione che ha appena deciso di fare una cosa e si picchiano durante il laboratorio. Insomma, cose di questo tipo. Questo è il modello assemblea, dove appunto c'è la gente dorme, parla solo quello più prepotente. Questo era il percorso depuratore con le ruote. E ovviamente c'era, se tu fai, noi avevamo deciso lì di utilizzare, questo è un percorso che abbiamo fatto insieme a Ventura Urbana, noi avevamo deciso di fare una sorta di prima confronto con gli esperti, dove diciamo davamo delle informazioni che servivano per la discussione, quindi c'era il gestore dell'acqua, la regione, la provincia che ti dicevano le cose, e poi dopo lavoravamo in gruppi, quindi facevamo questi due momenti così. Il problema è che tutte le volte che c'era l'esperto che parlava dell'area protetta, si alzava il cacciatore e diceva: ma no, qui si è sempre fatto così, allora ora voi non potete arrivare. Poi si chiudevano in una stanza, si faceva l'incontro facilitato e il clima cambiava improvvisamente. Quindi anche cambiare strumenti, usare più strumenti e più approcci in uno stesso pomeriggio ti dà dei risultati completamente diversi. Questo è l'host che voi conoscete molto bene, e quindi queste sono le murate, sì. E qui ovviamente è un modo per aprire, perché tu hai un foglio un bianco e quindi dai la possibilità. Il bar camp è una specie di host, no, è un metodo che si usa per raccontare delle cose che diciamo sono in itinere, sono già abbozzate, quindi tu hai l'idea degli scaloni.
fai un laboratorio in cui presenti la cosa che vorresti fare e poi ti confronti con gli altri, però diciamo dai qualcosa già in più. Tipo Production Café. Sì, tipo Production Café. Tu conosci il Production Café? Che è a metà del nostro... Edward Café. Poi sono dopo un pochino veramente, cioè... E quindi puoi inventarti il Crowd Lab. Sei pronta per iniziare? Il BG Lab. Questo è un altro, la costruzione degli scenari. Anche questo, cioè, non riuscirai mai a fare un ESV di 4 giorni, come ti dice il manuale. Cioè, ma chi è che ti ci sta 4 giorni? Noi è grasso se ne abbiamo fatto uno di 2 una volta. Con quante persone? Quello è stato uno dei percorsi che abbiamo fatto per un soggetto privato. E non erano poche, perché la posta in gioco era alta e quindi c'era gente. Era Castagneto Carducci, Fratini, costruttore fiorentino, sì, diciamo molto potente, che a Castagneto Carducci ha acquistato tutta un'area di un ex club med e ci voleva fare, e credo ci stia facendo, lì e nella zona della collina, tutto un villaggio di lusso. E quindi ci ha chiesto di fare una sorta di ricerca di fattibilità. Quindi a metà tra la ricerca sociale e il coinvolgimento, dove abbiamo previsto questo metodo, invitando i vari soggetti che potenzialmente erano interessati. Quindi per esempio abbiamo invitato ovviamente gli operatori del turismo che sono nella zona, i commercianti del posto, ma abbiamo invitato anche le scuole, l'alberghiero per esempio, perché tipo... loro si dicevano perché crei posti di lavoro, ma crei posti di lavoro se hai delle professionalità che ce la fanno, e quindi coinvolge le scuole per capire se questa roba qui può essere messa in connessione. Quindi queste sono metodi per progettare insieme, quindi appunto tutte le metodologie che ti aiutano a focalizzare su una, anche proprio fisicamente con una mappa sotto e ad entrare più nello specifico, e alla fine la restituzione dei risultati, che è importantissima perché è quella che ti dà il famoso ti dà l'attendibilità sul processo, cioè tu hai fatto tutto un percorso, hai coinvolto, hai informato, hai raccolto, eccetera, eccetera. Alla fine, che cosa è venuto fuori? Lo devi dire, e lo devi dire attraverso varie cose, in un video. Quindi utilizzare strumenti diversi che raggiungono più persone possibile, non solo l'assemblea di restituzione dove l'amministrazione accoglie gli esiti della partecipazione e motiva le sue... Questa è una cosa che si fa spessissimo, ma si possono fare dei video da presentare in situazioni diverse, in modo che tutti sappiano che si sta facendo, che si è fatta questa cosa, e sensibilizzare a questo tipo di strumenti. Tutte cose che vi vengono in mente e che servono per raccontare. Quindi queste in definitiva sono le fasi del percorso. La preparazione e l'informazione. Considerate che l'informazione e la comunicazione sono, dopo magari vi faccio vedere un cronogramma, che è una cosa anche importante da saper fare. La comunicazione nel cronogramma è sempre, c'è sempre, perché tu devi lavorare per la costruzione dell'informazione, ma devi comunicare in tutte le fasi sempre qualcosa per dare la possibilità alle persone di sapere che cosa stai facendo. Qui. Una mappa. Una mappa? La mappa. In molti processi partecipativi al partecipante si dà la mappa del percorso. Ah, del percorso, ok. Sai, le fasi, i momenti.
Sì, però a prescindere da chi riceve sta mappa, anche chi entra in... interno? Sì, no, a esterno, cioè la comunicazione sul processo, cioè stiamo facendo questo, facciamo quest'altro, anche chi non ha ricevuto la mappa e chi è con te dall'inizio deve poter avere accesso al percorso, per cui deve poter entrare anche in corso d'opera. Il reclutamento dei partecipanti, il confronto, la discussione, la restituzione pubblica e il monitoraggio e la valutazione, su cui oggi non possiamo parlare perché è una roba difficilissima e lunghissima, ma lavorare per rendere, diciamo, per capire la sostenibilità del percorso e fare una valutazione di quelle che sono state anche gli esiti a lungo termine è importantissimo, e quindi anche questa parte qui c'è chi la fa partecipata, cioè decide insieme a chi partecipa i criteri di monitoraggio e di valutazione. Anche questa è una cosa molto bella. Io penso di aver finito. Video? Sì. Faccio una domandina carina, visto che ti piacciono tanto gli strumenti. Dove lo metteresti il metaplan su queste... In che senso? Mi piaceva la divisione che avevi fatto. I metodi per costruire scenari, quelli per aprire, quelli per progettare insieme. Io su progettare. Sì. Che in realtà c'ha il metaplan come l'abbiamo fatto noi, c'ha diverse... Il metaplan come l'abbiamo fatto noi c'ha diverse parti e domande, no? C'è anche la parte di apertura e quindi c'è anche una parte più di brainstorming, diciamo, o di coinvolgimento delle persone su una certa tematica, e poi ci sono magari domande di focus, quindi è anche molto flessibile, però sicuramente più anch'io. Sì. Allora, io sono le 12:26 e...